Siamo con il presidente della Pro Handicap, Salvatore Iodice. Allora, presidente, tanti anni, tanti eventi, oggi e domani saranno due giornate dedicate, diciamo così, alla disabilità. E quindi avete preparato questa bella manifestazione alla sala di Stichin, che fa vedere tutte le cose che avete fatto nel corso di questi ultimi decenni. Esatto, sì. Noi, come ogni anno, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, organizziamo una manifestazione che si chiama Insieme si può volare, e facciamo l'esposizione di tutte le attività associative che abbiamo fatto durante i nostri 28 anni di attività. Come vedete, abbiamo i pannelli esposti che partiamo dal 96 al 2022-23 in corso, che non abbiamo ancora completato. Tanti eventi, possiamo ricordare il top, il mare per tutti, che è una cosa unica, bellissima, riportare tutti i nostri disabili sul mare di Miseno. E indubbiamente quello che trascina la nostra associazione è il progetto Mare per Tutte, che da anno riesce a portare qua a Bagoli, a Miseno, circa 300 famiglie all'anno con soggetti con gravi problemi motori. E questa per noi è una grandissima soddisfazione. Siamo con l'assessore Lucia Basciano del comune di Bacoli, oggi una giornata dedicata alla disabilità, e qui abbiamo la Pro Handicap, che è il fiore all'occhiello della zona Flegrea. Assolutamente sì, una giornata importante che ci ricorda l'attenzione che le pubbliche amministrazioni devono avere per la realizzazione delle pari opportunità per tutti, perché la Costituzione della Repubblica Italiana questo ci chiede, di dare pari diritti e pari opportunità per tutti. Ringraziamo la Pro Handicap per questo lavoro stupendo, trentennale, che sta svolgendo, e saremo sempre accanto a loro affinché questo lavoro produca sempre migliori iniziative. Voi avete donato dei lettini ultimamente, proprio ce l'abbiamo qui, un lettino. Certo, noi siamo sempre accanto a questa associazione e lo saremo sempre disponibili per fornire tutto quello che ci verrà richiesto affinché possano erogare sempre più servizi. La Pro Handicap fa iniziative stupende, soprattutto un mare per tutti, che offre a tutti la possibilità di godere dell'estate e del mare. Quindi soprattutto su questo progetto, ma anche sugli altri, il Comune di Bacoli sarà sempre vicino.